Ultimamente continua a fare un caldo bestia, ho acceso il ventilatore, così respiro un attimo. Sono previste temperature fino a 40 gradi all'ombra. Domani in fabbrica forse potremo rifiutarci di lavorare perché il limite massimo, proprio massimo consentito alla legge per obbligare il lavoratore è 37,3 credo, comunque sì, meno, molto meno di 40, soprattutto se si tratta di lavorare in fabbrica quando si tratta di sollevare lamiere. No, tanto per far capire che le mie disquisizioni su cose così astratte come l'essere, qualcuno pensa che siano puramente astratte, per me non lo sono, anche perché anche il concetto di astratto è discutibile, cioè non è qualcosa di ovvio. Cos'è che è astratto e cosa non lo è? Non è che lo si possa definire così, no, per dire che io tocco con mano i problemi concreti dell'esistenza. Ma molto con mano, vorrei poter farvi vedere tutti i tagli che ho sulle mani, dovuti alle lamiere. Allora, fino ad ora non ho avuto incidenti gravi, 4 punti una volta con un angolo d'acciaio. Allora, eravamo rimasti al paradosso di Zenone di Elea, Achille e la tartaruga, no? Cioè Achille parte ma dando un vantaggio alla tartaruga, nel momento in cui Achille raggiunge il punto in cui la tartaruga è arrivata quando lui è partito, la tartaruga per quanto lenta ha fatto un altro tratto. Però quando Achille ha raggiunto l'altro tratto ancora più piccolo in cui la tartaruga è arrivata quando lui è arrivato nel punto in cui la tartaruga si trovava quando lui è partito, c'è stato un altro tratto di strada della tartaruga, no? E così via, no? Cioè, anche se la tartaruga è più lenta, e deve, cioè, non può farsi raggiungere da Achille perché nel frattempo che Achille ha superato quel determinato spazietto ce n'è sempre uno un po' più piccolo, cioè all'infinito, in pratica, praticamente solo all'infinito Achille potrebbe raggiungere la tartaruga, no? Uno dice, ma com'è possibile? Perché nella realtà succede l'esatto contrario, cioè chi è più veloce a un certo punto supera chi è più lento, no? E invece Zenone con questo paradosso pensava di dimostrare che appunto come dire, la realtà è pura illusione perché ci mostra delle cose razionalmente contraddittorie, no? Cioè la realtà così come ci si presenta è assurda per Zenone, no? Poi aveva creato anche altri paradossi. Comunque quello di Achille e la tartaruga è il più famoso, è stato ripreso anche da Lewis Carroll che ne ha fatto due personaggi proprio, Achille che conversa con la tartaruga sui paradossi del pensiero e anche nel libro Lieu Escher-Bach ci sono che ho qui adesso qua, vediamo se ce l'ho a portata di mano, no, è troppo lontano, sì, deve essere in quelle regioni là, e quindi vabbè, casomai un'altra volta, e ci sono poi le conversazioni fra Achille e la tartaruga, no? Cioè cominciamo a vedere come la filosofia comincia a contestare la realtà, no? A credere che i propri concetti siano superiori e più validi alla realtà apparente. Normalmente per l'uomo comune questa è pura presunzione, no? Cioè, diciamo, a un certo punto lo filosofo comincia a negare l'evidenza e a arrivare a conclusioni assurde.
perché in nome della coerenza dei propri concetti, che poi magari possono essere dei concetti appunto astratti, non ben costruiti, perché appunto, cioè Zenone ha usato un concetto puramente matematico delle lunghezze per dimostrare una cosa che in realtà è molto più complessa. Cioè, è come, credo che sia come la faccenda dell'incommensurabilità della diagonale. Cioè, un segmento non è una linea di punti e non è neanche una serie di segmenti più piccoli, è un segmento, ecco, che viene percorso in una determinata velocità, e se ne infischia se l'altro compie una serie di segmenti, no? Cioè, la velocità non è un insieme di segmenti messi assieme, calcolati in un determinato tempo. Perché appunto le lunghezze, i segmenti sono semplicemente delle astrazioni che noi applichiamo su una realtà che è molto più complessa ed è anche molto più unita, diciamo. So che questi discorsi sono proprio al limite della comprensione umana, no? Ma d'altra parte si tratta di argomenti difficili, però che per me sono importanti, perché non tutto quello che è importante è facile, anzi per niente. Molte volte le cose più importanti sono anche difficili, no? E capire come funziona la logica umana non è una cosa semplice. Però è importante, perché capire come ragioniamo è importante per noi, proprio per ragionare meglio e per non lasciarci ingannare. Ingannare non semplicemente dai truffatori, ma lasciarci ingannare dai nostri pregiudizi, per esempio, che sono molto più subdoli, perché lì normalmente non ci rendiamo conto che c'è qualcosa che ci inganna, no? Se è una persona possiamo pensare che ci inganna, ma se è una situazione di vita non pensiamo che ci inganna, eppure molte volte è proprio così. Allora, Zenone arrivava appunto a dire che il mondo era pura illusione a causa di questi suoi paradossi. Perché in realtà lui voleva dimostrare che il mondo era illusorio, perché appunto aveva aderito in modo assoluto a questo concetto dell'essere che aveva elaborato Parmenide di Elea, mentre Parmenide aveva cercato di conciliare il concetto dell'essere con l'esperienza, senza riuscirci, Zenone appunto passa direttamente al mondo dei concetti e lascia perdere il mondo reale. Vediamo che qui comincia un processo che si concluderà, diciamo, con Platone, no? In cui c'è la completa, definitiva svalutazione del mondo fisico, filosofia di Platone, poi del neoplatonismo, vedremo Plotino e via dicendo, no? In cui il mondo fisico viene svalutato e viene considerato solo il mondo intellettuale, intellettivo, il mondo dei pensieri, delle idee, dello spirito, no? Che viene considerato l'unico valido, perché eterno, coerente, perfettamente strutturato, mentre il mondo fisico è variabile, imperfetto, caduco, no? Ecco, con Zenone di Elea comincia appunto quel distacco dalla natura, mentre i primi filosofi, i primi presocratici appunto avevano cercato di unire, cioè di dare una spiegazione razionale ai fenomeni della natura senza contraddirli. Con Zenone si comincia a dire: no, il mondo che vediamo, il mondo fisico sensibile, non esiste. Il mondo vero è un altro. Comincia quel processo, diciamo, di spiritualismo, anche se non c'è il concetto dell'idea di spirito contrapposto al mondo fisico. Per Zenone, non è, come per tutti i presocratici, non esisteva il concetto di sostanza spirituale e di sostanza materiale. Solo con Platone comincia ad apparire questa dicotomia, questa contrapposizione fra il mondo dello spirito e il mondo della materia. Ma comunque con Zenone comincia questo processo di nascita, che si concluderà appunto con Platone. Allora, sulla stessa linea poi è stato Melisso di Samo, il quale però appunto ha detto che l'essere è infinito, non solo unico, eterno,
mai iniziato e che mai finirà, ma anche infinito, no? E però il mondo fisico viene visto come puramente illusorio. E dunque, cioè, appunto, con il successore di Parmenide, la filosofia parmenidea, cioè l'idea del concetto di essere come assoluto ed eterno, di principio di tutte le cose, come dire, è entrato in crisi, nel senso c'è questa difficoltà di conciliare il fatto che noi vediamo un mondo fenomenico molteplice, temporaneo, in cui le cose nascono e muoiono, e questo principio astratto dell'essere che in fin dei conti non si sa neanche che cos'è, se non che si contrappone al nulla. E di conseguenza la filosofia parmenidea alla fine è stata abbandonata, no? E Platone, come dire, che comunque ha trovato ispirazione anche in Parmenide, ha elaborato una soluzione per conto proprio. Ha detto: no, questo mondo fisico non è illusorio nel senso che non esiste, è semplicemente solo semi-esistente, cioè è meno che essere, è una sorta di territorio fra l'essere e il nulla. Nasce dal nulla e sprofonda di nuovo nel nulla, cioè gli enti nascono e muoiono. Non sono veramente essenti, non sono veramente esistenti, non in senso pieno. Solo il mondo spirituale, il mondo delle idee, delle anime, degli spiriti, degli dei, è veramente essere, perché è eterno. Non partecipa della morte, della caducità, del cambiamento. E beh, perlomeno le idee, il mondo delle anime poi sta un po' sotto, il mondo degli spiriti, degli dei sta un po' sotto le idee. Per Platone c'era il mondo delle idee che era il mondo supremo, sotto c'era il mondo degli spiriti che potevano muoversi, cambiare in certo modo, anche cadere nel mondo fisico. Sempre in base all'influenza della religione orfica, no? E al capo estremo invece, sopra il mondo delle idee, c'era l'idea del bene, che era l'idea suprema, che era come un sole che illuminava e generava tutto da tutta l'eternità, ma che non era in alcun modo comprensibile, nel senso che era troppo elevato, no? Cioè, così come noi guardando il sole rimaniamo accecati, così anche l'idea del bene è accecante per la mente, la mente non riesce a definirlo, mentre riesce a definire le idee eterne. Adesso qua sto un po' facendo un po' una digressione così per dare vagamente l'idea, però poi analizzeremo meglio la filosofia di Platone, no? Anche perché è molto importante per capire poi Severino, perché gran parte della critica di Severino è puntata contro Platone, no? Cioè, dicendo, Platone ha fatto sì che la filosofia di Parmenide venisse oubliata, che il principio dell'essere venisse esiliato in un altro mondo, esiliato da questo mondo, e in pratica ha dato proprio origine al nichilismo vero e proprio. I nichilisti erano anche Zenone di Elea e Melisse, che hanno tradito l'insegnamento del loro maestro. Ma il più grande, primo grande nichilista dell'Occidente, dice, è stato Platone, perché ha nullificato questo mondo fisico. L'ha fatto, cioè ha creato proprio una vasta teoria secondo cui il mondo fisico era in pratica uguale a nulla, o poco più che nulla, ecco, no? Mescolato con nulla. Allora, a questo punto le cose diventano sempre più complicate e difficili. Adesso, dopo aver spiegato appunto cos'era la filosofia di Parmenide e dei suoi seguaci, che poi appunto è stata superata, per cui fino a Emanuele Severino nessuno ha più ripreso la filosofia di Parmenide di Elea, adesso passo a parlare un po' di Martin Heidegger, perché ha dei legami con,
con l'ontologia di cui sto parlando. Ma qui chiudo, arrivederci.